registrazione, Roma. Roma, Roma.
Gente,
Signore, buonasera, sì, lui fa matematica e fisica al traffico. Ma chi è quello? Tutto riesco, ma mi piace nel fatto.
guante, anche se c'è il vocione, è una delle mie caratteristiche, e il vocione, e comunque ciao Giovanni, io devo solo decidere se farlo per settori, perché altrimenti se tu la rendi troppo ampia finisce che vivo per sempre. Vi chiamo più tardi, perdonatemi, arrivederci. Ma dovete essere disposto a farne più di uno, cioè invece e lo farà per me, lo farà gratuitamente. Perché faccio un po' più di stima, quando io ho chiesto una cosa. Dove lo vesti io? Correa.
Crescenzo, D'Angelo, vai consigliere? No, e no, rileva. Esposito Giuseppe, Esposito Raffaele, precedente Giordano, Manzo, Mareschi, Montoro, Morosini, Odierna, Orsa, Rega, Robustelli Anna, Robustelli Franco, non è presente, Ruggero, Sodano, presenti 13, assenti 12, la seduta è valida. Mi sento giustificare, i colleghi impegnati già giustificati. La parola di uno. Non lo posso, presidente?
Allora, innanzitutto buonasera, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, quello che è il numero 2, riconoscimento dei debiti fuori bilancio come punto numero 1 e le interrogazioni come punto numero 2. Allora, lei abbiamo detto che assente,
viaggia da sempre, non mi stai entrando da sempre, un giro. Solano? Sì, ma mi sta sempre caccia, capito? Quando è giusto questa, no? 14 favorevoli, un voto contrario, uno astenuto e 9 assenti. La proposta si deve accettata. Visto che la proposta del consigliere Sodana è stata approvata, passiamo al riconoscimento dell'esito fuori bilancio senza l'articolo 194, comma 1, lettera A, decreto legislativo 267, barra 2000, di cui avrei letto sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale, depositato dagli uffici Presidente del Consiglio. Prego, Assessore. Abbiamo una sentenza della Corte d'Appello di Salerno che è decisiva, cioè il parere del revisore dei conti è stata votata all'unanimità della Commissione Bilancio e Finanze con parere favorevole. Si tratta di una vecchissima questione nata nel 2005 che riguarda i lavori di Piazza Largo, dove c'era stata una richiesta di risarcimento danni intorno ai 600.000 euro. In un primo momento il Tribunale aveva riconosciuto una somma di 60.000 euro in quanto c'era, a suo dire, una responsabilità dell'ufficio tecnico del Comune di Sarno. L'Associazione di Imprese ha riproposto la domanda in corte d'appello, ha richiesto di nuovo 400.000 euro, la sentenza gli ha riconosciuto una somma di 54.000 euro per il ripasso di gara che è rispettata, e quindi diciamo così non ci conviene fare appello, infatti risparmiamo oltre 400.000 euro. Esecutiva, onde evitare un pignoramento, ha chiesto al Presidente di inserirla velocemente in Consiglio Comunale, ecco perché anche diciamo il motivo è questo qua, per evitare la clausola di gara. Ci sono interventi? Allora passiamo alla votazione. Ancora? Sì. Bagarelli? Sì. Bellomo? Sì. Cocca? No. Correa? Sì. Crescenzo? D'Angelo? Sì. Di Leva? Sì. Esposito Giuseppe, Esposito Raffaele, Prescintese, Giordano, Manzo e Assente, Mareschi, Montoro, sì, ma non risponde, Montoro, non risponde. Sì. Odierna è assente. Orza. Consigliere Orza, non c'è. Rega è assente. Robusteria è assente. Robusteria è assente. Ruggero Michele. Sodano.
voti favorevoli 13, contrari 1, astenuto 1, assenti 10. Il provvedimento si intende approvato. Vale la stessa votazione per l'eseguibilità dell'atto? Confermata. Quindi adesso passiamo alle interrogazioni. Allora, la prima interrogazione è quella del consigliere comunale Domenico Crescenzo, e la propria interrogazione presentata in data 8/1/2020 protocollo numero 164, ha richiesto a questa amministrazione di essere messa a conoscenza dei motivi dell'esclusione dalla gara relativa all'affidamento dell'attività di progettazione definitiva per i lavori di completamento ed efficientamento impiantistico e riferito con l'ufficio scolastico di Avicis dell'associazione SCIA Architettura e Ingegneria, che a seguito dell'accoglimento del ricorso presentato al TAR sezione di Salerno è stata rimessa in gara. Dei costi sostenuti dal Comune di Salerno per resistere al ricorso che l'associazione ha presentato al TAR, se la difesa è stata affidata all'ufficio legale del Comune oppure si è provveduto ad affidare l'incarico esterno e, in caso di affidamento a professionista esterno, quale criterio è stato adottato per la scelta di un avvocato a cui affidare la difesa di questo evento. Detta interrogazione è stata trasmessa con nota protocollo numero 1707 del 10 marzo 2020 all'assessore al contenzioso avvocato Emilio Riscaldi, con l'invito di voler fornire riscontro all'interrogato e a notiziare di tanto anche la presidenza del Consiglio. Successivamente, con nota protocollo numero 27328 del 23 giugno 2020, l'ufficio di presidenza ha sollecitato l'assessore di Stato e ha avuto risposta scritta al consigliere interrogato. L'avvocato di Giulio Riscaldi ha presentato risposta scritta, acquisita agli atti, al protocollo numero 28408 del 29/6/2020. La presente interrogazione è stata inoltrata con nota protocollo numero 17595 del 20 aprile 2021 per competenza al sindaco che ha la delega ai lavori pubblici. Il sindaco ha presentato risposta scritta acquisita agli atti al protocollo numero 20311 alle atti. Più assoluto, pesa di mira anche in atti di vandalismo. Le
nel 2013 sono partiti alcuni di lavori di ristrutturazione mirati ad eliminare il terzo piano ritenuto abusivo e a rinforzare le fondamenta in stato di deperimento. Ma dopo alcuni mesi i lavori tornarono in fase di stallo. Nel 2014, al momento dell'insediamento della giunta Caccola, sulla scuola di Amici si gravava un contenzioso con l'impresa che era stata incaricata di abbattere il terzo piano. I lavori erano fermi e la scuola giaceva nel più completo abbandono. Il contenzioso veniva risolto con un atto transattivo, con il pagamento di quanto dovuto, con il rinvenimento di ulteriori fondi sui lavori di presa e il terzo piano fu completamente abbattuto. Ci furono poi ulteriori problematiche con l'impresa che era stata incaricata di tali lavori e c'è ancora un contenzioso in corso. Successivamente questa amministrazione ha recuperato i fondi della legge 219/1981, circa 3 milioni di euro, che previa realizzazione ministeriale sono stati destinati al completamento della diagnosi della piazza della Volata, nonché c'era all'epoca, però mi sembra che questa non è più, un finanziamento della Regione Campania. Per effettuare tale attività, che ha comportato un iter burocratico piuttosto complesso per avere appunto l'autorizzazione ministeriale, nonché quella della Giunta del Consiglio Comunale, sono stati necessari altri mesi. Rinvenuti i fondi nel 2019 è stata bandita la procedura di gara per il tramite della Cucale a sede centino volta all'affidamento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva relative ai lavori di completamento e di efficientamento impiantistico e di rifinitura dell'edificio scolastico di Ancis. Per quanto riguarda i quesiti dell'interrogazione, relativamente ai numeri 2 e 3, si precisa che con la determina numero 384/2019 del 26 aprile 2019 e 290/2019 del 24 aprile 2019, dopo l'esperimento di gara tra 3 professionisti scelti dall'ANCO, secondo ordine cronologico di inserimento nello stesso scorrimento come da regolamento, veniva conferito in carico all'avvocato Mariangela Cianci per resistere nel giudizio innanzi a tal campagna, sezione Salerno, promosso dall'associazione professionale CIE Fortuna Ingegneria, protocollo numero 16865 del 10 aprile 2019, che aveva presentato un preventivo più basso con un importo lordo di 1.556 euro. Si è ritenuto opportuno questo giudizio in quanto il corso impugnava, chiedendo della sospensiva, non solo l'esclusione dei ricorrenti, ma anche e soprattutto il bando di gara, il disciplinare di gara e il cartellato speciale di appalto, con il rischio di un nuovo blocco dei lavori degli Ambiamicis e anche per evitare, in caso di mancata difesa, un ulteriore ricorso del secondo e del terzo classificato. Sono state date disposizioni al difensore di accelerare il più possibile il procedimento e il TAR di Salerno ha respinto la domanda cautelare e si è limitato ad annullare il provvedimento di esclusione compensando le spese, per cui una mancata costituzione avrebbe comportato un grave rischio di ritardo e annullamento di tutta la procedura. Quanto ai motivi di esclusione, dagli atti gestionali si deduce che la sezione appaltante ha ritenuto di ricorrere un'ipotesi di anomalia dell'offerta, tenendo in considerazione il punteggio di parametrato anziché quello ante di parametrazione. Successivamente, con il provvedimento dell'8 marzo 2019, il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Sanno ha disposto l'esclusione dal gruppamento della gara, ritenendo che le giustificazioni presentate dalla ricorrente non sarebbero state idonee a consentire qualunque tipo di valutazione comparativa con l'offerta presentata in sede di gara per la definizione in media alla comunità dell'offerta. Il TAR invece ha applicato la sentenza del Consiglio di Stato numero 373 del 2017 e ritenuto che il principio espresso da questa sentenza era adattabile anche alla controversia in esame nella parte in cui precisa qual è il momento in cui deve essere effettuata la valutazione di anomalia, senza che si tenga conto della successiva riparametrazione. Ed aggiungo che sebbene lo stesso collegio non ignorasse l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni contenute nelle linee guida numero 2 approvate dall'ANAC indicano che la verifica di anomalia deve essere effettuata a valle della riparametrazione dei punteggi nel cui essi siano stati attribuiti con il metodo aggregativo conservatore, tuttavia tali guide dell'ANAC non sono vincolanti. Insomma, in tale, in poche parole, non ha osservato la linea 2.
secondo il quale comunque non determinano come effetto l'integrazione dell'ordinamento giuridico con prescrizioni innovative e vincolanti, ma perseguono lo scopo di fornire istruzioni operative e indirizzi alle stazioni appaltanti. Evidente quindi che vi è stata una diversa valutazione delle norme applicabili tra i dirigenti dell'ufficio tecnico del Comune di Sanno, che ha fatto evidentemente riferimento alle linee guida dell'ANAC, che è stato che ha fatto riferimento a un orientamento giurisprudenziale maggioritario, sebbene vi siano sentenze contrarie. Io ne cito una, per esempio, che era recente, la 2496 del 16 aprile 2019. Tuttavia, a questa amministrazione interessava solo la prosecuzione della ristrutturazione della scuola di Amicis e la correttezza della procedura di aggiudicazione, a questo punto avvalorata dalla sentenza intervenuta. Alla luce della sentenza del TAR di Salerno, il parere del difensore del Vento, secondo cui la pronuncia del TAR di Salerno, secondo in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, per accelerare i lavori della Amicis, l'amministrazione non ha ritenuto opportuno procedere con un appello al Consiglio di Stato e quindi gli uffici hanno avviato le procedure dell'aggiudicazione e poi passavo, diciamo così, la competenza a rispondere all'allora assessore Federico che si occupava della questione. Assessore, io devo dire la verità, più che dire se sono soddisfatto o meno, cado un po' dalle nuvole, perché mi permetterò di rispondere tutto uno quando avrò il piacere di leggere anche l'altra parte dell'interrogazione che è parte intera. Però alla fine tutto, da una parte, ma non per stigmatizzare, avrei un po' di passi senza nessun tipo di, però veramente appare a quanto, non lo so, artificioso forse, come articolo di Luca De Filippo del 3 novembre 2013, come quasi rappresentare un momento storico, quello che era, voglio dire, la completa decadenza, insomma, dello Stato. E questo è un fatto storico, anche quello che si può acclarare, ma non del 2013, di tutt'oggi, non del 2013, di tutt'oggi, dal 2013 fino ad oggi. Quindi, secondo me, sarebbe stato più bello e preciso o rappresentare una situazione di massima e non cercare di andare a trovare alla zecca dal buio, poi diciamo l'aspetto di una risposta, non... però può darsi anche che sia stato fatto un po' quando si scrive, non è così semplice, mi rendo conto, e quindi può darsi che sia stato semplicemente un modo per cercare di aiutare a colui che ha fatto le comunicazioni e l'indicare. In ultimo però, al di là di tutti gli aspetti che lei puntualmente rappresenta anche dal punto di vista giudiziario, devo dare il risultato che da quella, perché poi ci sono anche tanti altri articoli di giornale, io lo poterò insomma ricercare con la speranza di un po' di tempo e qualche aiuto di qualcuno che possa avere qualche rassegna stampa disponibile. Lei però dice alla prima pagina: il contenzioso di noi ha risolto con un atto transattivo, con il pagamento di quanto dovuto, con il rinvenimento di ulteriori fondi per cui lavori ripreso dal terzo piano completamente abbandonato. Ebbene, su questo aspetto dovrei ricordare, credo di ricordare. Sì, no, per la situazione, sto rispondendo a lei, insomma, ad alta voce, così non è altro, non è che... Certamente la risposta la prepara lei, perché la situazione è molto distinta, non è la sua risposta, non è la vostra, no? Ce l'avete anche perché l'articolazione... Al di là di tutto, sembrerebbe che a seguito di quest'atto di transazione, con tutti i problemi erano passati, tutte le ripartenze erano passate, di fatto però dopo quest'atto di transazione che però non mi dà contezza dei livelli di quest'atto di transazione, quindi io ne vado bene insomma a dire qualcosa perché potrei dire qualche fesseria che non vorrei, però sta di fatto che poi c'è un giudizio anche per attività giudiziaria, non è che credo vedano da quello che scrive lei in comune insomma in una posizione da rosia, anzi sempre di queste sentenze di tua natura comune e lui il risultato alla fine, il risultato è che ci troviamo da 2013 da quei famosi articoli di giornale che lei evidenziava accuratamente agli articoli di giornale a tutto oggi che forse non arrivano perché si sono sforzati di scrivere per quanto siamo messi in quel modo e in modo altro. Quindi io credo che al di là di tutto, inoltre, e forse meno male che avevi dato anche l'ulteriore appello perché visto tutti i fondi di risultati anche i vari artisti, non è? Quindi ulteriori spese comunque economiche che abbiamo subito,
io poi mi riservo in seguito, perché l'aspetto, l'altro aspetto dell'interrogazione di verità nell'angela per discutere, però alla luce di quello che lei ha rappresentato, che io ne voglio fare tesoro, ma rappresento un dato che secondo me non è positivo per la città, che quegli articoli di giornale del 2003 si sono avvicinati con possibilità di transazione che dovevano essere la risoluzione per tutti e per tutto, quasi a rappresentare l'efficienza degli atti con la possibilità di quelli che sono arrivati, mentre di fatti è calma piatta, perché da quello che era il 2003 siamo arrivati alla fine, senza cambiare, secondo me la differenza con qualche articolo legge, perché anche i giornali sono facciati. Poi io chiedo la gentilezza al sindaco di Andalusia. No, ringrazio, io chiedo per la gentilezza che è arrivata stamattina, seppure una mettina di pagina. Mi piacerebbe insomma anche per dare soddisfazione a chi lavora come gli assessori, perché per rispondere alle interrogazioni mi sono cominciato a lavorare, per dare anche soddisfazione a come lavorare, la vorrei approfondire per cercare di essere seguito anche nel confrontare. E ripeto, a me per quanto riguarda il mio corso di interrogazione è un momento di crescita e di segnalazione, ma sicuramente non è un momento soltanto di questione, per far pensare qualcosa che si fa già si perde di più e non ha bisogno di migliorare la nostra. Quindi non la leggiamo, ma quella la studiamo alla prossima sera. Perfetto, volevo solo vedere questo. Va bene. Se volete la legge, io mi frattengo. Va bene, allora facciamo il nostro, giustamente come ha proposto il presidente. Siamo all'altra interrogazione. Il consigliere comunale Domenico Crescenzo, nella propria interrogazione presentata in data 8/1/2020, protocollo numero 964, ha richiesto a questa amministrazione di conoscere quali iniziative intende adottare il Comune di Sarno in merito ai relativi lavori della città e della scolastica, ed inoltre vorrebbe sapere i motivi per cui è stata posta la prima pietra senza alcuna verifica sulla legittimità degli atti adottati dalla provincia. Detta interrogazione è stata trasmessa con nota protocollo 1709 del 10 gennaio 2020 all'assessore al contenzioso all'urbanistica, avvocato Luigi Pescara, con l'invito a voler fornire riscontro all'interrogante e a notiziare intanto anche la presenza del Consiglio. Successivamente, con nota protocollo numero 27328 del 20 giugno 2020, l'ufficio di presidenza ha sollecitato l'assessore di scatto per una risposta scritta al consigliere interrogato. L'avvocato di Vile Viscardi ha presentato risposta scritta, così dagli atti in data 29/6/2020, protocollo numero 28410. La citata interrogazione sui lavori della cittadella scolastica, discussa nella seduta consigliare del 30 luglio, è stata trasmessa con protocollo numero 41679. Del 25 settembre 2020, su richiesta del consigliere Crescenzo. Per la relativa risposta all'assessore dei lavori pubblici, attualmente con delega ai lavori pubblici è di competenza del sindaco, per cui dentro l'interrogazione con nota protocollo numero 17536 del 24/2020 presentata e notata dal dottor Giuseppe Campora, sindaco, ha presentato risposta scritta a cui si agliato protocollo numero 20.311 allegato sul 2. Sul 2? Sì. Sì, la mia... quella sulla cittadella. Prima l'assessore Viscardi. Relativa alla competenza del Comune di Sarno sull'area dell'oggetto. L'area destinata
rete molto vasta, comprese dal Rio Palazzo, la circondazione esterna di Sarno e via vicino, espropriata 15 anni fa dalla provincia di Salerno, che era diventata incolta, con crescite condonate in faccia e povere in città di rifiuti abbandonati. Per risolvere tale problematica, ma soprattutto per riapprocarsi di un territorio a meno dal punto di vista paesaggistico e strategico per la vivibilità, questa amministrazione allacciava rapporti con l'amministrazione provinciale al fine di divenire un accordo relativo alla gestione, manutenzione e cura dell'area espropriata, ma non più necessaria alla realizzazione della scuola, considerata la riduzione del progetto iniziale. Con nota acquisita al protocollo del Comune del 2017, l'amministrazione provinciale di Salerno, in persona del dirigente del settore del patrimonio edilizio scolastico e ingegnere edilizio, autorizzava il Comune di Sarno a piantumare gli alberi in una zona del lungo fiume, mentre con una successiva nota concedeva al Comune di Sarno di occuparsi di alta funzione di terreno. Considerato che è interesse dell'ente impedire il degrado del verde pubblico e rendere decorose e vivibili le aree verdi presenti sul territorio comunale, senza incidere sulle già esigue proprie disponibilità finanziarie, che il personale dell'ente non è spesso sufficiente ad assicurare la manutenzione e la cura costante di tali aree molto vaste ed abbandonate da molto tempo, che richiedono un'intensa e complicata manutenzione, che l'amministrazione comunale considera il verde pubblico un bene comune da tutelare, e nessuna intenzione di favorire la partecipazione diretta senza fine di uso dei cittadini alla cura del territorio della città, veniva richiesta alla provincia l'autorizzazione per affidare soggetti terzi a titolo gratuito le attività di piantumazione, manutenzione, gestione e cura già affidate al comune delle aree già espropriate lungo la fascia fluviale del fiume Sarno. Con nota del 2018, l'amministrazione provinciale di Salerno della gestione di ingegnere Rizzo autorizzava il comune di Sarno ad affidare a soggetti terzi a tempo indeterminato fino a richiesta di istituzione a titolo gratuito l'area della cittadella scolastica, prevedendo la facoltà della provincia e del comune di chiedere in qualsiasi momento, con preavviso di 3 mesi, la restituzione del possesso dei significati del bene. Con la determina del 15 gennaio 2019 la parte di area veniva affidata all'azienda agricola biologica d'Afne. A settembre, dopo l'organizzazione di un evento diverso sperimentale presa di valutare e per qualificare il nuovo territorio alle sue traduzioni, organizzato con l'azienda d'Afne, l'Istituto Profani di Sarno, Stato San Sicuro, tante scuole, l'artista Anna Crescenzi, soprattutto i cittadini, è stato constatato degli effetti positivi di un grande progetto di qualificazione del recupero ambientale, in quanto veniva predisposto un'area attrezzata di profini, corti didattici a cura del profani, installazione di arte della natura, orti sociali con bambini, ragazzi e persone di ogni età. In attesa dell'approvazione poi del regolamento per gli orti sociali urbani, che sappiamo che sono uno spazio verde di comunità comunale di dimensioni variabili che può essere affidato ai singoli cittadini, l'amministrazione diciamo comprendeva con un altro tipo di progetto. Il Comune infatti spesso affida gli orti urbani come strumento concreto per combattere il degrado in specifiche aree indipendenti che proprio grazie a questo tipo di attività possono essere riqualificate in breve tempo. I vantaggi della presenza di un orto urbano in una città sono tanti diversi, dalla riscoperta del valore della terra alla collaborazione tra cittadini e agricoltori per produrre frutta e verdura fresca. L'elenco sarebbe lungo, ma iniziative simili sono di aiuto alle nuove generazioni in quanto le sensibilizzano rispetto ai idee di città più sostenibili e green, ma anche a tutti gli anziani che attraverso gli orti urbani hanno la possibilità di fare attività fisica all'aperto e produrre alimenti nutrienti senza l'uso di sostanze chimiche di pesticidi. Gli orti urbani fanno bene alla regolazione del microclima locale, il quale l'aumento delle aree verdi è un po' casale. Quindi, su via vicino, sono solo le aree degli orti urbani, chiaramente non possono essere votati in qualsiasi momento, risposero a farlo 4 persone e furono assegnate tutte e 4 di orti. Relativamente poi al secondo quesito, la risposta più ovvia è chiara che il progetto della cittadella scolastica è un progetto di competenza della provincia di Salerno, sebbene la nostra amministrazione lo abbia sempre attenzionato. Sulla domanda che io ho trovato lievemente polemica se la posa della prima pietra da parte del Presidente fosse legittima, ritengo che fosse tutto legittimo.
ma in quanto dopo un contenzioso durato di 2 anni e che aveva bloccato l'opera dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, la provincia di Salerno con la determina del 2018 aggiudicava i lavori alla società Consorzio Spazio Esercito per la realizzazione dell'intervento denominato lavori di costruzione della città della scuola Sandro il primo spaccio per un importo complessivo di 7 milioni di euro. Per quanto riguarda il contenzioso a cui lei faceva riferimento con i progettisti, dopo l'annullamento dell'affidamento che non era precedito dalla preventiva assunzione di impegno di spesa e che pertanto è stato considerato inefficace, non ha questo contenzioso che poi rimane che si sia concluso in provincia, non ha influenza sulla continuazione dell'opera che è fatta e continuata. Il TAR di Salerno le ha dichiarato inammissibile il loro ricorso, l'opera per fatto poi è continuata e stanno lavorando su questo, penso che il sindaco sappia più di meno. Prego. La cittadina che la chiamiamo la verità, una derogazione 2019, qualche video addirittura mi sembra, non lo so, forse da quando qualcuno era addirittura presidente della provincia, adesso siamo arrivati noi insomma, con il nostro saper fare, i problemi amministrativi non c'erano più, adesso non è la prima vita, ma è in realtà è inizio. Insomma, ci sarebbe necessario dare di quelle registrazioni digitali. Da guardare, perché poi quella prima storia che io voglio che si può comunicare nessuna, va bene così, però la simpatia la fa da padrone. Assessore, io sull'ultimo aspetto dell'interrogazione, se ricordo bene, dall'ultimo approfondimento sembrerebbe che sì, che è così, la situazione che è stata poi risolta in provincia successiva e quindi ritengo pertinente pure insomma il suo inciso in merito a questa storia. Altra cosa però che mi lascia invece perplesso su questa gestione di affidamenti, lì invece devo dire la verità, ho qualche dubbio, ma volevo, forse devo essere più meticoloso, quindi mi assumo la responsabilità, devo essere più meticoloso nella domanda. Però io vorrei capire insomma questo progetto d'affare, questa gestione che è stata data, premesso che quando si fa qualcosa è sempre di positivo e su questo nulla questo. Però poi voglio capire l'aspetto biologico, quello che era l'aspetto insomma dei bambini, l'aspetto insomma del prodotto biologico, l'aspetto delle attività che sono state fatte, visto che sempre come abbiamo detto che è stata una discarica aperta a quella zona, quali attività di bonifica sono state fatte prima, anche perché la concessione gratuita, non me ne volete, ma prevede che è ovvio che il privato che arriva o l'associazione che arriva o chi che sia, proprio nell'aspetto gratuito si debba fare carico di quello che è l'aspetto sociale, quindi di qualificazione quanto prima. E poi un po' quello che si tende anche con l'altro parte, non è il fatto. A me avrebbe fatto piacere leggere questo, la verità, ma purtroppo questo. Ecco, bravo, e quindi insomma, mi siete fatti domande e risposte. Quindi immaginate il nostro imbarazzo, la nostra difficoltà nell'andare a rispondere alle simpatie e alle battute di qualcuno che su qualche derogazione di circa 2 anni fa, 3 anni fa, pure addirittura, siamo costretti a cercare insomma, di rappresentare la problematica con la memoria storica di anni. Insomma, quindi voglio dire, può ben capire la difficoltà. Io mi accingo, vi dico la verità, a fare un'ulteriore interrogazione, perché vorrei, l'intenzione era questa. Io a me farebbe piacere capire, perché pure tanti cittadini chiedevano, ma lì vediamo i pomodori, ma di chi sono? A chi vanno? Vengono insomma venduti a chilometro zero, vengono dati su un aspetto, su una progettualità sociale di ritorno dell'aspetto del prodotto biologico. Sono pomodori che sono stati coltivati veramente insomma in una zona, perché poi biologico non è solo il prodotto biologico, è anche il trattamento che si fa, insomma, dove si va a piantare un determinato prodotto agricolo. Quindi quali attività hanno fatto queste persone? Le attività di scuola che lei ha comunque citato qua, che però non me l'ha detto da un lato, però io non ho avuto modo di vedere
quali progetti scolastici sono stati fatti, che sono andati lì, insomma, a mo quasi c'è, c'è un antiquismo ad anni che io vado spesso con mia figlia, alla fine della fiera, come si suol dire, mia figlia va lì e fa la perturbazione della piantina e si porta la piantina a casa, qualcosa di eccezionale, cioè io dico per un bambino in quel momento qualcosa di eccezionale, qualcosa di quale di queste attività sono state fatte? Io non vedo relazionato nulla, e siccome sono stato già abituato in passata anche apposta sul portavoce del sindaco, dove diceva una marea di cose, portavoce che erano state fatte, io faccio richiesta al segretario di accesso agli atti per avere la documentazione sottostante. Io non sto facendo contestazione o interdiscussione se è stato fatto o non fatto, io sto dicendo, mi aspettavo, volevo avere il piacere di leggere questo, purtroppo non dico, ho detto il piacere di leggere, perché, ma anche perché se ti dovevo dire complimenti, è stata una buona iniziativa, io ve lo dicevo, e vi conoscete bene, proprio non ho di questi problemi, anzi, mi farebbe piacere fare sempre complimenti, perché alla fine è il mio paese. Grazie. Passiamo all'altra interrogazione. Il consigliere comunale del medico Crescenzo, con nota protocollo numero 26493 del 17/2020, ha presentato interrogazione a fretta impegno dei vigili urbani per i controlli di viabilità e sicurezza, nonché quelli derivanti dalle restrizioni impartite a seguito dell'emanazione dei provvedimenti emergenziali per fronteggiare il Covid-19. Detta interrogazione è stata trasmessa con il nostro protocollo 26839 del 18 giugno 2020 all'assessore dottor Roberto Robustenco. Il medico di voler fornire riscontro all'interrogante e notiziato di farlo anche alla presidenza del Consiglio. Il dottor Roberto Robustenco ha presentato risposta scritta acquisita dagli atti al protocollo numero 32080 del 23/7/2020, allegato sul 3. Prego, consigliere. Prego, consigliere. Assessore. Sì, sì, arriviamo su tutte. La 32080 2020. Perfetto. Se poi la leggo. No, nel senso, devo dire la verità, non c'è bisogno, anche se al di là di tutto il credito, veramente insomma dopo due anni, discutere su un momento storico di 2020, dove secondo me tanti errori sono stati fatti. Sì, questa è una collaborazione che si può aspettare un po' utile. Sì, no, di scriverla adesso. Sì, ho capito, Tempo specificare una cosa, al netto di qualche interrogazione, ma mi rivolgo all'avvocato, ma in quanto al netto di qualche interrogazione che è arrivata in parte, moltissime interrogazioni sono state risposte nel giro di un mese, risposta per e di questa sono poche, ragazzi, sicuramente quelle che mi riguardano sono le porte al protocollo con la data. Qualcuno è potuto passare qualche mese, fatto vero che quando stasera ho preso questa cosa, io dissi, l'avvocato Crescenzo disse che non c'era bisogno, che aveva detto che non voleva discutere, però dal regolamento noi dobbiamo sempre riportare finché non c'è la nostra risposta, dice soddisfatto o non soddisfatto. Se non c'è risposta, sì, ma giusto perché sto tenendo la verità, giusto Presidenza, e voglio ringraziare. Consigliere? No. No, solo per fare il punto di aspetto, in realtà perché sto cercando di lamentare, vedendo poi l'interrogazione, che faccio un minuto di applauso all'ufficio di presidenza, a Giuliano, che comunque ha fatto un buon lavoro nella verità, perché esatto, io l'avevo chiesto, poi alla fine si rende utile, no? Però io noto in realtà che la mia interrogazione riguardava un inciso in realtà, ma l'interrogazione principale era del collega Bocca. Quindi quando mi riguarda insomma quella parte del deciso ha ragione, perché insomma
facendo là. L'altra parte purtroppo non c'è il mio collega, però credo che questo adesso a questo punto riguarda un po' più lui che è. Per quanto mi riguarda sull'aspetto dell'inciso, sul ricordo del Matteo. Apertura ai cittadini del parco della memoria ubicato nella frazione di Piscopo. Detta interrogazione è stata trasmessa all'avvocato, all'assessore, all'avvocato Luca Piscopo, che mi dovevo fornire riscontro all'interrogante e notiziare di tanto anche la presidenza del Consiglio. L'avvocato Luca Piscopo ha presentato risposta scritta e acquisita agli atti dal protocollo numero 29583 del 7 luglio 2020, allegato sul 4. Talmente che a volte
patto comunale, un patto che rappresenta un qualcosa di importante per il Rovigo, importantissimo dal punto di vista delle coscienze, dal tempo sociale della nostra collettività. Pochi giorni fa tutti quanti pronti insomma ad andare ai concertini legittimamente e giustamente fatti in onore e nel rispetto insomma di coloro che ci hanno lasciato purtroppo nel triste evento, che non voglio nemmeno ricordare. E quello si chiama Parco della Memoria. E se qualcuno non sa il Parco della Memoria dove sta, perché io consentire di dire, credo che qualcuno non lo sappia in questa amministrazione. Perché altrimenti dovete spiegare come è possibile che quel parco non è abbandonato dal popolo, è abbandonato da sempre. Da sempre. Addirittura qualche candidato si è fatto in più qualche video all'inizio per far vedere su come la decenza di quel parco, un parco eccezionale, nel senso bellissimo, bellissimo. No, sto dicendo, scusa, no, ma allora quel parco è abbandonato da sé e questi sono i fatti. E al di là delle manifestazioni di interesse, ma perché la manutenzione non si fa? Cioè, perché voi dopo 10 anni di abbandono totale, in ultimo, dopo 8 anni, ritenete di fare una manifestazione al di là dell'esito, perché io condivido l'aspetto del sindaco, abbiamo fatto la manifestazione, non presento, che dobbiamo fare? Non dobbiamo andare a chiamare a casa, forse nemmeno funziona, perché invece di prendere un appetito lavorativo legato a un aspetto di gestione, cercano altro, ma quindi ci dobbiamo anche preoccupare di dire andiamo al ministero. Ecco lui. Bene, allo stesso modo, con la stessa onestà intellettuale, io comprendo questo, dall'altra parte non mi si può dire, vabbè, abbiamo fatto la manifestazione e andiamo alle soluzioni. Nell'ordinario e nello straordinario. Zero. Arriviamo dopo circa 8 anni di questa gestione e dobbiamo fare la manifestazione di terzo. Nel frattempo cade a pezzi. Guardate, no, veramente voi devi dare anche l'evidenza, non è un fatto che voi che il parco della memoria è abbandonato da sempre, ma anche da 8 anni. Ma non è un fatto. Scusate, ma allora veramente sono attenzione, ma senti, mettiti su questo, metti giù che si sono stati fatti, ma veramente state facendo. Spagna non è abbandonato da 8 anni perché la manutenzione è stata fatta non più tardi di 7 mesi fa, tanto per essere chiaro. 7 mesi fa. Quindi dalla niente noi sono due momenti, 7 mesi fa la prima manutenzione. Sono delle priorità che vanno rispettate. Ah, quindi non è una priorità il fatto della memoria. È la priorità la statua dall'altra parte, circa 50 metri. La statua non è una priorità il fatto della memoria. Io al posto suo, voglio dire la verità, e lo proporrò per il prossimo anno, anche se non è complicato con voi, perché scusate un attimo, questo è il ricordo.
dall'opposizione alla maggioranza. Quindi, gentilmente, Presidente, se puoi stigmatizzare, rammentando al sindaco che debba cercare di essere un po' meno rispettoso su questo aspetto, perché non ci viene utile. Allora, e cercare di portarci rispetto. Perché il fatto che veniamo qua, un assessore che risponde in piena del tempo, un consigliere che chiede impegna del tempo, i consiglieri che stanno qua in piena del tempo, credo che vadano rispettati. Allora, io credo che il sindaco, siccome lei non mi ha lasciato parlare, io sicuramente no, allora il sindaco parlava l'assessore interveniva, allora benissimo, allora il sindaco ha capito perfettamente, sa, il sindaco, sì, ma il sindaco ha capito perfettamente che deve e sa che deve rispettare il singolo consigliere che sta, vabbè, è stato un prego, consigliere. Vale. Poi anche a figura loro, le interrogazioni sono dirette sempre e comunque al sindaco, che poi vengono spistate per l'assessore Lazio Matera, ma ciò non toglie che se il sindaco se la sente di poter prendere parola su un argomento e sotto debba prendersi anche la sua. Presidente, fatto inequivocabile. Come l'articolo di giornale che citava l'assessore nella prima interrogazione, nella prima risposta di interrogazione, fatto della mano è abbandonato da sempre da parte di questa amministrazione. E se qualche intervento è stato fatto, un intervento sporadico, ma un patto di quella importanza non può essere assoggettato o aperto a interventi sporadici, ma bensì per essere organizzato con interventi organizzati nel tempo. Una programmazione, e in merito poi alle progettualità che si vogliono fare, se arrivano bene, ci fa piacere, io ci spiace, però è pur vero che se non arrivano vuol dire che non possiamo abbandonare. E faccio appello veramente alla prossima ricorrenza di andare nel parco della memoria, che sarebbe bello perché parecchi giovani, e ti invito a farlo anche negli sfoghi, a girare, c'è qualche giovane che non sa nemmeno più dell'esistenza del parco. Purtroppo, ed è un qualcosa di eccezionale per fare, volevo solo dire questa cosa senza alcuna giustificazione. Abbiamo anche un bando, l'abbiamo vinto, da 8 mesi abbiamo delle super attrezzature come nelle grosse città, Milano, Roma, dove si sono fuori la stazione, perché il nostro intento era quello appunto. L'ho visto, Roberto, si favorire le borse delle vasche e poi quando uscivano le persone. Aspetta, le filtre, si deve essere parlato, l'ho visto il progetto. No, c'è proprio pure gli attrezzi, perché l'abbiamo detto, l'abbiamo anche detto. E io dico sempre la stessa cosa. Tempo stancante, qualcuno pensa che la pandemia è una scusa. La pandemia è stata un dato di fatto, anche perché noi a febbraio ci siamo liberati. Cioè, anche nell'interrogazione fatta, caro caro, veramente macchie con le luci per loro non ci potevano andare, allora lei mi dice va benissimo la manutenzione, questa potrebbe essere un'altra scusa della mancanza delle cose, però mi deve credere, io spero che nel più breve tempo possibile, soprattutto in quest'estate, quando le persone finiranno di correre sulla vasca potranno andare ad allenarsi all'interno di quel parco, soprattutto per quello che lei diceva, per la memoria che non deve essere mai cancellata. Per questo motivo dovevamo fare un pacco, poi se era una scusa, ma questa va bene. Passiamo all'altra, la passiamo all'altra interrogazione. Prego. Ho accettato di terminare il collega per poter intervenire, penso che il regolamento lo prevede. Anche questa sera purtroppo ce ne creiamo una brutta pagina. Perché è la sera? No, non si sta parlando dopo l'interrogazione, penso. No, non c'è una discussione che si apre. Allora facciamo il nostro. Ok, va bene. Infatti non volevo parlare. No, cioè, aveva chiesto prima di passare alla prossima interrogazione, però aveva chiesto di. Abbiamo una discussione sul tema, perché se no abbiamo. Qual è il tema? L'interrogazione è stata fatta tra un allora. Consigliere Barelli, allora passiamo alla prossima interrogazione. Allora, il consigliere
comunale del 1209 inviata mediante PEC protocollo numero 49078 del 16/11/2020 ha presentato interrogazione scritta sull'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19. Detta interrogazione è stata trasmessa per nota protocollo numero 50078 del 20/11/2020. Il sindaco e l'assessore dottor Roberto Robustelli, con invito di voler fornire riscontro all'interrogante e notiziare di tanto anche la Presidenza del Consiglio. Il comandante della Polizia Municipale ha inviato all'assessore alla Polizia Municipale riscontro scritto a visitare atti dal protocollo numero 52332 del 9/12/2020 e in data 19 marzo 2021, protocollo numero 13299 è pervenuta risposta scritta da parte dell'assessore della protezione civile Roberto Robustelli allegato sul 5. Per poter far fare le visite a casa, quindi in quei momenti la nostra preoccupazione più
tutto il discutere, è quello di cercare di risolvere i problemi in maniera veloce. Quando lei diceva sul costo, noi siamo stati in quel periodo, forse sto facendo una marea di proposte che abbiamo fatto. Ad oggi, però, io posso solo consentitemi, io poi non solo non abbiamo avuto risposta negativa né positiva, ma quantomeno ecco, anche il piacere di dire questa cosa se non è fattibile. Perché poi è vero che noi siamo il paese che forse è installato, ha dato la disponibilità all'ufficio giusta per primo, quando poi in realtà lo sappiamo, la organizzazione generale, abbiamo la locale, la realtà giusta per prima, ahimè, questo lo dico in modo mortificante, ma siamo anche forse l'unico comune che è riuscito a buttare una tenda insomma da poco fuori all'ospedale, insomma ancora tutt'oggi. E se, vabbè, prendiamoci qua, però questo non è il primo forse, io un problema e l'altro che se ci sono stati problemi che la tenda si smontava, non si smontava, non era quello di nostra competenza, però le ripeto, è passato da tutto questo discuterne su questa materia, per esempio io ho risposto e non so perché non siamo ancora la discussione. Passiamo all'altra interrogazione. Allora, senti, il consigliere comunale Domenico Crescenzo con il protocollo 50.144 del 23/11/2020 ha presentato interrogazioni afferenti alle difficoltà operative derivanti dall'epidemia Covid-19 degli uffici del giudice di pace di Salto. Questa interrogazione è stata trasmessa con il protocollo numero 51056 del 30/11/2020 all'assessore personale Lola Utile Riscardi, con invito a voler fornire riscontro all'interrogante e iniziare di tanto anche la presidenza del Consiglio. L'assessore Rodrigo Riscardi ha presentato il risposta scritto dettagliato per il protocollo numero 50854 del 27/11/2020 allegato sul 7. Nel senso, non c'è un atto ho saltato un state per famiglia allora ho saltato un interesse allora vabbè facciamo prima questo e poi facciamo quello che si è altro successivo. Con l'invito di voler fornire rispondo all'interrogante, di andare a
alla presenza del Consiglio. L'avvocato Rodina Piscardi ha presentato risposta scritta acquisita in atti al protocollo numero 17571 del 24/2021, allegato sul presente. Però un po' deciso come ho fatto prima alla Lucessa integra chi è deputato per il comune di Santa Polone per prendere la disciplina riguardante i diritti del 105 e non di Lucia Trasparenza e lei insieme a Felipe Amicani è stato incaricato di segretario del libera giunto del dicembre. Sì, responsabile della trasparenza. No, io faccio solo lì in quello di te. Chi è deputato al controllo del libera disciplina guardati il 105 e non essere segnato, quali sono stati i controlli o verifiche fatte prima ad oggi nel rispetto del decreto legge legislativo di costruzione numero 33 ci metto a questo, io non vedo ancora non tengo risposta. Ma il passante è segnato per la competenza della parte politica, meno male che non lo è. Sì, però io chiedo scusa, lei è comunque la vostra deposizione. No, io ho fatto un'altra domanda, perché si ricarica che è evidente che alcuni di questi libri del comune non sono presi a Covaset e Covaset abbia anche aggiornato poi successivamente la vita. Però io ho fatto un'altra domanda, ho detto quali sono stati i controlli e i diritti fatti nella voce rispetto ai terreni del Ministero di Lupo. Ma sono politici, la vogliamo tutti i giorni, cioè se non si può beneficiare di chi sia anche devo dire che col segretario in generale abbiamo chiarito anche un grande lavoro di innovazione. Sì, io ho un piacere di fare assessore nel primo mandato e nel secondo mandato. Almeno dal primo e dal secondo mandato, quali sono stati secondo me? So. Ma il suo posto, io non ho potuto interferire. Ma ho capito, però io voglio dire, politicamente. Grazie.
nei limiti delle nostre competenze. Quindi il segretario controlla il modo circoscrivere il gioco decisionale. Il segretario è il comune di Sardegna. Allora, come vedete, non ci facciamo dire la cosa. Poiché ci sono e permette il diritto la
giustizia, la libertà e l'accesso alle, perché questa ci porta cose, lei è il presidente, e le con le risposte alle interrogazioni deve essere date dopo 15 giorni. Presidente, se ne va, il governo, ministro, sì o no? Sì o no? Sì o no? Non mi rispettate, e allora mi vengo a prendere.